Questo è un Nintendo DSi. Ciao ragazzi, ben ritrovati in Land Link e benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dall'intro, questo è un Nintendo DSi. Per meglio dire, è un Nintendo Zone Box. È un Nintendo DSi, appunto, ha la scheda madre del Nintendo DSi ed è stato prodotto nel 2008. Veniva usato negli stand Nintendo quando c'erano delle fiere o eventi particolari e serviva a mostrare alle persone interessate i giochi in uscita. E si metteva appunto una cartuccia che dovreste riuscire a vedere bene o male, è qui dentro, e è avvitata all'interno. Non è avvitata! Pensavo fosse avvitata all'interno della console, ma comunque sia, questa è una cartuccia Nintendo DS. E per appunto Nintendo Wireless Distribution Box e c'erano demo di giochi in uscita o che sarebbero usciti di lì a poco, c'erano trailer di giochi che sarebbero usciti di lì a poco o anche demo degli stessi giochi. Quindi il mio intento oggi non è tanto vedere i trailer o provare le demo, ma più che altro, questa console può essere accesa solo se alimentata, infatti non ha un tasto di accensione, appunto l'entrata per l'alimentatore e per una scheda SD qui sul lato, quindi devo procurarmi un alimentatore e poi ci siamo. Eccolo qua, si è acceso, perfetto. Un attimino che adesso aggiusto qui tutto quanto. Bene, allora, ok, così si vede un po' meglio. Poi magari per voi la giro. Allora, prendiamo un pennino, System Settings, Distributor, Nintendo DSi Camera, quindi appunto quello che vi stavo dicendo prima. La soundboard, ok, Viaplay, PictoChat e tutto il resto non c'è nulla. Quindi direi di non andare sui settaggi, direi allora di vedere un attimino, prima di provare i giochi, Distributor Nintendo, vediamo un po' cosa ci dà. Communicating with server. Ah. Allora è un problema. Non si può connettere allora. No, questi server non esistono qui in questo momento. Quindi direi di provare un gioco per Nintendo DS, appunto, per vedere come funziona con uno schermo solo. Proverò sia Layton sia Inazuma Eleven. Il primo Inazuma Eleven, per vedere come si comporta, appunto, un gioco. Per una console del genere? Professor Layton è il paese dei misteri. La console sembra avviarsi. Perfetto. Ovviamente non ha audio. Il gioco è in inglese perché il professor Layton era un multi-five. Quindi direi di vedere un attimino come va. Ovviamente il gioco non è mio perché ho dovuto comprarlo visto che ce l'avevo solo su R4, ma non ditelo troppo in giro. Però sembra giocabile, eh? Anzi, si vede fin troppo bene. Purtroppo lo so che voi non vedete bene, ma cerco di mettervelo il più possibile nella visuale della webcam. Mettiamo in Zoom Eleven. La cosa intrigante è che funziona, effettivamente. È come il potere di King Crimson. Funziona! Inazuma Eleven poi è un gioco totalmente touch, quindi puoi guidare personaggi anche senza lo schermo superiore, il che è una cosa buonissima. Ripeto, l'audio non c'è perché la console non è fatta per replicare audio. Qui con me ho anche dei cacciaviti perché volevo smontare la cartuccia, ma non è fissata con una vite, ma a quanto pare mi sbagliavo. Comunque sia, il gioco questo è italiano perché proprio è la cartuccia che è italiana. Quindi facciamo una partita contro con la squadra della storia. Perfetto. Comunque sia, partita contro i Panchinari 2. Quando si arriva effettivamente è tutto controllato col touchscreen. E la squadra superiore, la parte superiore non c'è. Eppure funziona benissimo. Andiamo nelle info, vediamo tutti quanti i giocatori. Non vediamo appunto le info dei giocatori perché sono in teoria nello schermo superiore, però ragazzi, come vedete funziona come un Nintendo DS normale. E va! È abbastanza interessante, insomma.
La cosa buffa è che non posso allargarmi con la visuale e quindi magari fare delle giocate ottimali, però è interessante, molto interessante. E purtroppo non posso neanche connettermi al server, ma ci sarà sicuramente un modo per connettersi, dovrei, credo, disattivare la protezione del modem, cambiare il DNS, e come ho fatto appunto per quel video per il download dei dati di Inazuma Eleven 2 e 1, però non penso che lo faccio, non ho motivo di farlo al momento. Quindi ragazzi, niente, questo era il Nintendo DS Zone. Un aggeggino davvero davvero particolare che su eBay si trova anche a prezzi piuttosto alti. Io l'ho preso a 238 euro. E a differenza del Tetris dell'altra volta, questo continuerà a salire di prezzo perché i pezzi sono davvero davvero pochi. Questa è una console che non dovrebbe essere neanche da rivenditori privati perché dovrebbe tornare nelle mani di Nintendo e quindi venire distrutta o venire messa in qualche magazzino. Quindi non dovrebbe esistere sul mercato, però a quanto pare si trovano collezionisti che le hanno e che le rivendono. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia interessato, insomma, un minimo al mondo del collezionismo, che non è puramente compra videogiochi, compra console, ma trova cimeli, trova pezzi rari, pezzi introvabili, come quello del Tetris, che ora non si sa come tutti quanti hanno in soffitta Tetris versione Minuetto, e questo che però sono davvero in pochi ad averlo. Come il gioco del McDonald's, ma quello costa 3.000 euro e non ce li voglio spendere 3.000 euro per un gioco del McDonald's. Pezzo unico, non si trova in giro, ce l'hanno solo 10 persone e lo mettono a prezzi folli. E poi ci vuole anche un codice per giocarci, quindi non lo farò per ora. Comunque, io vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo ovviamente come sempre che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!